dagli studi di Radio Free Station, buon pomeriggio. Ringraziando gli ascoltatori, tutti, il Salotto di Mirtilla, la rubrica settimanale radiofonica, presenta oggi Paolo Iannacci. Ladies and gentlemen, Mirtilla! Buonasera ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Che devo dire, ragazzi? Io non sempre, fortunatamente, ma quando ho degli artisti grandi, grandissimi, mi viene mal di pancia, che ci posso fare? Vediamo un attimino di farlo passare immediatamente. Intanto con me abbiamo Laura. Ciao Laura. Ciao Mirtilla, buonasera a tutti. Abbiamo Luigi. Buonasera a tutti i nostri amici di Radio Free Station. E poi abbiamo un grande della musica, un grande compositore, proprio per noi, che io veramente ho un'adrenalina pazzesca. Lui è Paolo Iannacci. Ciao Paolo. Ciao a tutti. È normale, no? È normale, Paolo. Si dice che quando uno non ha questa adrenalina vuol dire che non emoziona gli ascoltatori. Però a volte è più forte, a volte è meno forte. Con te, vabbè, speriamo che piano piano questa mia emozione nell'averti nel mio salotto piano piano tende a svanire. Non è brutto, però non mi sembra una cosa brutta, dai. È bello. Va benissimo. Se lo dici tu, ci credo, se lo dici tu ci credo. Allora, io vorrei sapere, a parte il fatto che conosciamo molto bene il tuo cognome, ma quello che a noi interessa maggiormente sapere, Paolo Iannacci, come nasce, autore, compositore, hai iniziato molto molto giovane tu ad avvicinarti alla musica, quanti anni avevi? Allora, Paolo Iannacci nasce nel 1972, in quel di Milano. E si avvicina alla musica abbastanza presto, perché io già da bambino piccolo, affascinato dal pianoforte, da quello che faceva il papà, e quindi mi sedevo vicino e con le ditina plim plom plim plom plim, bello. Il papà giustamente preoccupato, perché dovete sapere che se tu tiri una bastonata su un pianoforte non gli fai niente sulla tastiera, se lo dai 5 minuti a un bambino di 4 anni si rompe, non si capisce perché, è una legge inconscia dello strumento, che così. Allora il papà era preoccupatissimo, dicendo: mi raccomando Paolo, dolcemente, suona dolcemente. Io pian pianino ho cominciato a capire che dovevo suonare dolcemente, plim plom plim plim, e da lì sono andato avanti, perché diciamo che l'orecchio mi ha aiutato, e pure il papà mi ha condotto fino a dove sono adesso, insomma. Questo non lo sapevo comunque, Paolo, che effettivamente quando i pianisti grandi, quindi gli adulti, danno quelle zampate sul pianoforte non succede nulla, e con i bambini invece, se li toccano male i tasti del pianoforte, si rompono, nonostante... Ma è una presa in giro, dimmelo, che io ci ho creduto. Io ci ho creduto, vedi? Io, però è più facile che si rompa il piano con un bambino che magari sai, veramente lo prende il tasto di traverso, lo spacca, sono varie stupidate che possono succedere, però insomma è la prima lezione, è stata quella lì. E poi hai cominciato praticamente, qual era il genere musicale, a parte quello di tuo papà, che comunque ha invaso, per fortuna, perché io dico che gli artisti di una volta sono quelli che hanno creato la musica italiana, che hanno fatto la musica italiana, quella musica che non morirà mai. Cioè, quali erano le canzoni che maggiormente ti piacevano quando eri piccolino, anche magari del tuo papà? Ma guarda, io ho cominciato a ascoltare, mi ricordo, intanto c'era
uno dei primi dischi che ho ascoltato di musica italiana era quello di Vasco. Ah. Vasco. Dove c'era Alba Chiara, insomma è stato quello un disco che mi ricordo, che mi hai fatto ricordare adesso, è un disco che comunque mettevo sul giradischi. Insieme a quello dei Beatles, insieme a Help, questa musica pop per me, insomma, ho cominciato a entrare nel mainstream con queste due icone. Dopodiché mi sono affascinato, diciamo, più nella maturità, nella crescita, sempre stimolato dal papà, al jazz, alla fusion, ai suoni, a un certo tipo di musica, un certo tipo di arrangiamenti che sono da oltreoceano, dove la ritmica era più importante che non la melodia, e quindi si cominciava già a creare questa contaminazione di fattori che non prediligevano solamente la linea melodica o un certo tipo di tessitura armonica tipicamente europea, che comunque ancora adesso io reputo migliore, la migliore del mondo ancora, certo, no? Certo, è vero. In questo macello sono andato avanti, capito? Certo, per fortuna in questo macello è cresciuto il nostro Paolo Iannacci, che devo dire ha la stessa simpatia del papà. Io ricordo quando appariva in televisione, eravamo tutta la mia famiglia lì davanti, perché aveva molta mimica anche papà, quindi oltre a saper cantare, oltre a cantare delle canzoni stupende, era proprio bello lui come persona, no? Cioè ti dava delle emozioni particolari, tant'è che appunto Enzo Iannacci è ancora oggi una figura molto importante per noi. Vai Luigi. Una carica di adrenalina, in certo, sì, è vero. Anche come quella che ci ha dato quest'anno al Festival di Sanremo, no? del 2019, di quest'anno, quando il nostro Paolo Iannacci ha suonato e ci ha fatto veramente divertire con la sua ironia e soprattutto con il suo stupendo modo di esibirsi, veramente fantastico. Ti ringrazio, sì, è stato, non credevo che fosse così difficile ancora Sanremo, perché ho accompagnato Rico Nigiotti, che è un bellissimo artista, che mi ha dato ottime vibrazioni, mi ha dato ottima musica, no? Il tuo brano era molto bello, ma credo che dopo tanta esperienza fosse più semplice, e invece condensare tutto, e oltretutto avere responsabilità, no? Di accompagnare un artista come ospite in 3 minuti, 4 minuti, dove comunque c'è tanto in ballo anche per questioni commerciali, no? Ovviamente. Certo. E insomma l'ho sentita tanto la pressione, e infatti mi sono emozionato molto, però alla fine sono contento che abbiate notato che sia venuto bene. Sì, sì, molto bene. Senti, un'altra mia domanda invece. Tu suoni moltissimo anche il jazz, no? Canzoni jazz che sono molto belle, devo dire. Come lo vedi oggi il jazz rispetto a qualche anno fa? Lo vedi più avvicinarsi ai giovani, grazie anche a tutti gli eventi vengono presentati, no? In gran parte dell'Italia, non dimentichiamo il jazz in Umbria, nel Lazio, in Sicilia, abbiamo per fortuna dei grandi artisti che ricordano e fanno avvicinare i ragazzi a questo mondo meraviglioso. Tu come lo vedi? Guarda, sì. Come hai detto tu, sono d'accordo, stiamo passando un periodo eccezionale, specialmente negli italiani, perché ci sono dei grandissimi artisti che hanno studiato tanto, si sono impegnati tanto, e adesso con i frutti, oltre al fatto che non dimentichiamoci che sono successo perché è un artista, è qualche cosa di
tangibile, non è che perché uno magari uno può studiare anche 20 anni di fila e poi va, va a fare un concerto e non arriva, no? E niente, quindi il, sto parlando dei 4-5 artisti clou italiani come Dado Moroni, come Paolo Fresu, come adesso come al solito c'ho dei lapsus micidiali, però fai conto anche solo questi due che sono un mio punto anche di riferimento anche dal punto di vista estetico e di maniera proprio come portano anche le movenze sul palco. Insomma, ce li invidiano in tutto il mondo, capisci? Certo. Quindi passiamo un ottimo periodo e il jazz finalmente si è sdoganato da una specie di nicchia, una nicchia che lo vedeva relegato come musica così di maniera, musica un po' strana, un po' colta, però che dovevi ascoltare di nascosto, dovevi metterti gli occhiali scuri, tutto triste. No, invece ormai ci sono dei grandissimi artisti che vivono questa musica e la fanno vivere a tutti proprio nella propria completezza. Certo, e questo è molto bello, devo dire, perché appunto una volta, noi per esempio fino a qualche anno fa, Paolo, non avevamo un programma di jazz, perché eravamo più portati per la canzone commerciale, per le canzoni degli anni 60, 70, 80 e via dicendo, grazie ad un nostro speaker che ci ha educato non soltanto noi della radio, ma anche i nostri ascoltatori, proprio all'ascolto del jazz. E devo dire che quando arriva lui o un suo collega, noi stiamo lì tranquilli, fermi, ad ascoltare, non si parla, proprio per ascoltare queste bellissime musiche che lui appunto trasmette nella nostra radio. Quindi devo dire che oggi come oggi molte radio anche trasmettono il genere musicale appunto del jazz. E infatti, un'altra mia domanda invece, quanto ha influenzato invece diciamo tuo papà cantautore la tua carriera proprio musicale, cioè nel senso che è stato lui che ti ha piano piano, no, con l'educazione portato a, oppure avevi già un qualcosa tu dentro di te? Diciamo come spesso accade, è una concomitanza di fattori, perché io ho il mio stile, però tanta energia e tanto modo di porsi l'ho imparato da lui, il modo di affrontare determinate situazioni anche musicali, no? L'ho imparato da lui, certo. E mi piace poterle affrontare in questo modo, perché mi fanno sentire sicuro, mi fanno sentire carino rispetto al mio ascoltatore, e quindi vado avanti così, pur mantenendo il mio stile che è solido, però voglio anche ricordarmi anche quello che mi ha insegnato il papà, perché sono cose belle, perché sono, certo, cose che mi hanno formato e che comunque anche a chi mi ascolta fa piacere. È vero. Senti, sì, ed è una cosa molto bella questa, devo dire. Tu, se non ricordo male, hai partecipato anche al Paolo Iannacci Band, a Zelig. E anche tanti altri programmi, tipo Che Tempo Che Fa. Un sogno che tu hai oggi nel cassetto e che vorresti si realizzasse nel breve, un qualcosa che sicuramente è dentro di te? Ma nel breve, che il mio disco quando uscirà, che è il disco che ho fatto cantato, che ormai non si parla di disco così un po' anticamente, ma è tutto il progetto che gli sta dietro,
che diciamo che ha la sua storia. Certo. E quindi questo progetto discografico, di album, di storia, di immagini, eccetera, eccetera, si possa concretizzare nel meglio e che tutti voi possiate, possiate non accettarlo, ma così poterne trarre il massimo del piacere. Questo di sicuro. Dell'ascolto, no? E della poetica dei brani. Ecco, io ci ho messo tanto, ci ho messo più di cinque anni a finirlo, anche se i brani poi sono solo 10, però infatti nel libretto del vinile, del disco e anche del CD ho scritto ok, 5 anni, 10 pezzi fanno neanche 2 pezzi all'anno, un po' troppo poco, però è giusto così e spiego perché. E questa ragione per cui comunque è stato ponderato molto, perché essendo un primo disco cantato che mi mette in un certo tipo che mi colloca in un certo tipo di situazione anche commerciale, volevo che sia e fosse tutto giusto. Certo. Ecco, quindi questa nel cassetto c'è questo. Il cassetto è stato aperto, adesso a ottobre viene ribaltato il cassetto. Viene ribaltato e noi siamo lì pronti ad ascoltarlo. Va bene, speriamo. È normale. Senti, un'altra mia domanda invece, poi eventualmente passiamo la parola anche a Luigi e alla nostra Laura. Certo. Tu in pratica hai anche recitato, quindi non soltanto musicista, compositore, hai recitato e sei anche uno scrittore, hai anche pubblicato un libro che parla appunto del tuo papà, no? Che cosa ti manca di fare? Perché voglio dire, hai fatto tutto. Che cosa ti manca adesso di fare? Perché hai recitato, hai cantato, hai scritto brani, hai pubblicato un libro. C'è qualche cosa che non hai ancora fatto? No, ma tutto quanto, io non ho fatto niente ancora. È tutto, vedi, quando cominci ad apprezzare un tuo modo di studiare l'arte, ti rendi conto che il giorno dopo che hai studiato qualcosa, tutto quello che hai studiato non serve più. Serve se no per l'1, 2, 3% di quello che arriverà e arriva il giorno dopo. Ti rendi conto di quanti artisti meravigliosi ci siano nel mondo, il tuo apporto può essere quanto, e valuti anche quanto può essere o può non essere interessante o importante, quindi ti metti sempre in discussione. Più passa il tempo, più ti metti in discussione, anche perché il tempo passa e hai meno tempo, e pensi che tu abbia meno tempo, no? Anche se ovviamente ti nascondi sempre la testa sotto la sabbia, inutilmente, perché il tempo passa. E quindi questa concezione di vedere l'arte in maniera sempre come un assetato, deve essere, secondo me, fondamentale, fondamento per gli artisti, perché ti stimolano a crescere e non a fossilizzarsi su due cose che sai fare. Ne sai fare due, poi ne devi fare altre 2000. È un continuo studiare. Dicevo, è un continuo studiare, Paolo. Assolutamente, mm-mm. Assolutamente, sì. Secondo te l'età media, l'età giusta, non media, l'età giusta perché tu sei anche un insegnante, no? Di pianoforte presso il conservatorio, sì. Ecco, ma l'età giusta perché un ragazzino che magari ha dei genitori che vedono in lui delle capacità musicali o comunque piace la musica, secondo te qual è l'età giusta per poter avvicinare un bambino alla musica? No, guarda,
non è più, noi abbiamo sempre avuto un retaggio settecentesco, in quanto in quel periodo anche l'aspettativa di vita era più bassa, no? Quindi se tu non sfondavi a 10 anni, capito, ne eri quasi nessuno, ma ti parlo del 1700. Io trovo invece che questo retaggio sia sbagliato, l'età è un limite solo dal punto di vista fisico, dal punto di vista del mantenimento di un certo tipo di standard creativo e muscolare, musicale, perché non esiste un'età massima in cui tu puoi o non puoi lavorare o creare. Questa è una mia convinzione, capisci? Sì, sì. Io avevo parlato. Non c'è proprio un'età. Non c'è un'età. Se ti metti a lavorare a 80 anni, forse un po' tardi. Ma neanche lì, perché potreste avere qualcosa da dire in maniera interessante e magari molto più intelligente che un ragazzino di 20. Che cosa ne sai? Che cosa ne sai di quello che un signore di 80 anni ti può raccontare con una poesia? Quindi non si può dire mai appunto un'età, e come età minima invece, perché qualcuno, sempre un pianista con cui ho fatto una bella chiacchierata qualche giorno fa, e io sinceramente l'ho abbracciata come teoria, nel senso che mi ha detto, così come si insegna, che ne so, l'inglese a un bambino piccolo, si ha una maggiore facilità di insegnamento, no? Perché quando uno è piccolo impara prima. Dice, bisogna paragonare la musica, quindi lo strumento del pianoforte, della chitarra, a una lingua straniera. Dice, quindi anche il bambino piccolo, perché io credo tuttora che bisogna quantomeno conoscere i numeri, no? Perché ci si possa avvicinare alla musica. E lui mi ha detto no, perché se uno lo insegna a livello di lingua straniera, automaticamente il bambino, anche se non sa leggere e scrivere, dovrebbe essere in grado di, perché comincia. Tu come la pensi, Paolo? Ma quello che mi dici tu è che se il bambino può essere piccolo, sì, a un anno può già essere un artista? Due anni, tre anni? Allora, secondo me invece un limite ci deve essere dal temporale. Certo. Perché un artista deve avere anche la consapevolezza di quello che sta facendo. Ecco. Rispetto al pubblico, rispetto all'ascoltatore. È un ragazzino molto piccolo, questa consapevolezza non ce l'ha, a meno che non sia un genio come Mozart. Questa consapevolezza viene comunque con l'età, diciamo, del cambiamento, quindi 16-17 anni, una cosa del genere, capisci? E almeno questo è quello che mi sembra a me, la mia opinione. Certo. Già in questo momento di enorme potenza mentale che i ragazzi hanno, però hanno anche la consapevolezza di quello che stanno facendo, di chi li ascolta, di quello che stanno realizzando per l'ascoltatore, e questo è fondamentale. Mentre un bimbo magari quei fenomeni fanno una cosa che gli è stata insegnata, o comunque la fanno per un loro per la loro genialità, ma così la fanno perché gli viene, non perché stanno magari pensando di fare qualche cosa per qualcuno che ti ascolta. E non bisogna mai dimenticarsi che tu ti esibisci, perché ti esibisci per te. Certo. Tu ti esibisci per qualcuno che ti ascolta.
Infatti, infatti. Senti, il tuo rapporto con il grande J-Ax, JJJ, sì. Come nasce? Nasce circa 17 anni fa, quando chiamavo per una fisarmonica per un suo brano, Spirale Ovale, credo. E da lì mi conquistò come persona, mi conquistò come ha conquistato poi tutti, perché tutti gli artisti che lui ha frequentato li ha conquistati, Fino Daniele, e anche il papà, tutti gli artisti comunque con cui ha lavorato li ha conquistati, perché ha questo modo incredibilmente intelligente e buono di fare musica e di fare arte, e insomma ha un'enorme energia. Cioè, e allora diciamo, Paolo, da lì abbiamo Paolo, fra parentesi dicevo qui dentro è articolo 31, nel senso J-Ax faceva parte dell'articolo 31, no? Quando c'è stata Spirale Ovale come canzone, sì. Era quel gruppo lì, sì. Sì. E infatti. E non ho capito la domanda. No, non era una domanda, era una constatazione nel dire che in quel momento lì, diciamo, J-Ax rappresentava anche il gruppo dell'articolo 31. Ah, sì, diciamo, sì, certo. Hai collaborato con l'articolo 31 in quel caso, ecco, quello volevo dire. Ah, certo, sì, io poi ho conosciuto solo lui, grazie a Franco Godi e Fausto Cogliati che mi hanno chiamato loro, ecco, capito? E però non capivo niente, cioè sono entrato in questo studio nel magico mondo dell'hip hop. Io ero abituato a lavorare col papà, con la canzone d'autore, col pop, con un certo tipo di standard dal punto di vista musicali e di sessione di registrazione, e loro avevano una marcia in più dal punto di vista della velocità. E questa è un'altra cosa che mi ha conquistato, ecco una mia domanda. Tu parlavi proprio ora di canzone d'autore, ecco, al mondo di oggi la vera canzone d'autore dove è andata a finire, visto che ora è un po' cambiato, no, il genere musicale? Ma c'è ancora, ovviamente ci sono tanti ragazzi che ci credono, che la fanno. Poi magari i risultati non sono tangibili, perché forse c'è troppa aspettativa o troppo poca, non lo so. Però vedo che comunque ci sono un sacco di ragazzi che ci provano, ci credono, compongono, provano a esprimersi, perché è questo bisogno di esprimere se stessi, questo bisogno di essere tutt'uno con l'arte, con la poetica, no? E quindi niente, quindi c'è, esiste. Poi magari tutto questo viene fagocitato da un mercato che è più veloce, che è frammentato, troppo frammentato, e quindi si fa fatica a concentrarsi su qualche cosa di un pochino più o difficile o anche più lento, più complesso, capisci? È così? Sì, ecco, questo era per dire che quando comunque molti vanno per esempio all'estero, no? Cioè le canzoni, sì, comunque che vogliono ascoltare sono quelle di tuo padre, sono quelle comunque di tanti artisti, no? Che comunque hanno fatto la storia, e se vai a fargli un nome anche di un bravo autore di adesso, per dire, fanno anche fatica a riconoscerlo. Quello quindi che volevo dire io, ci sono questi artisti, però forse bisognerebbe, ecco, più dare spazio alla musica d'autore, ecco. Sì. E proprio per questo Sanremo qui c'era Mogol Lavezzi e un musicista della PFM, che praticamente loro avevano creato un progetto per far ritornare la musica proprio d'autore a Sanremo. Nell'ultimo tempo si stava dando poco spazio proprio agli autori. Ecco, io sì, no, ma infatti, ma sono
Dimmi, dimmi. I reality, secondo te, da questo punto di vista, sono favorevoli o secondo te disturbano invece questo tipo di... questo tipo qui, diciamo, di i reality? Cantautorato, sì, i reality, i talent, voglio dire, più che altro, scusami, i talent. Ma i talent sono interessanti perché comunque danno un'altra possibilità di visibilità. Poi tutto quello che può venire fuori dopo, quello non lo so, quello può essere sbagliato, può essere però dipende sempre da chi ti gestisce, no? da come ti comporti, da quello che vuoi fare, da quello che da che tipo di musica vuoi comporre, da chi ti segue. Purtroppo il nostro mondo, il mondo della musica, è un mondo difficilissimo. Cioè non è che uno si mette lì, fa due note, va sul palco, ma va. È vero. Cioè io a 46 anni mi sono messo a fare il mio primo disco cantato, cioè e sono vecchio io. Poi lascia perdere che uno può dire, ah beh sì, insomma dimostri meno, sì, va bene, ti ringrazio, però c'ho sempre 46 anni. Certo. Ci sono i ragazzini bravi, molto più bravi di me, di 17-18, che cominciano, capisci? Però io, la mia maturità, la mia consapevolezza, che mi dà la tranquillità di poter andare su un palco e di cantare, ce l'ho adesso. Ce l'avevo già 2 anni fa, però a fare il disco l'ho venuto fuori adesso. Certo. Quando tu ci hai capito? Quindi i talent non sono negativi. E tutto quello che ci può essere, perché comunque danno un bello spazio, capisci? Danno un bello spazio. Tutto quello che può darti spazio e visibilità è positivo, è importante. Se non ci fossero altri talent, vabbè, cosa facciamo allora? Vengo sotto casa tua a sperare che mi ascolti il disco, me lo compri, capisci? No, certo. Anzi, per me sono importanti. E tutto quello che poi ci gira dietro, che può essere più o meno nocivo per l'artista. Perché ci sono dei ragazzi. Io bravissimo Paolo. Mi volevo riallacciare a questo tuo discorso, Paolo. Scusa se ti interrompo, proprio per collegarmi al tuo pensiero. È quello che c'è intorno. Ed ecco, ed è vero, perché nel momento in cui io ti faccio una domanda, no, sui talent show, io anche sono d'accordo che secondo me i talent show sono importanti, perché comunque. Se i giovani d'oggi non ci avessero quelli, non ci sarebbe veramente spazio in TV, tranne Sanremo non ci sarebbe proprio nulla più per esprimere qualcosa, no? Però, certo. Ecco, lì c'è però, come hai detto tu, la parte dietro che spinge però dietro a determinate musiche. Adesso per dire, lo so, è difficile, no? Anche cantare, fare trap. Perché comunque ci sono alcuni che lo fanno, come hai parlato prima J-Ax, e lo fanno in maniera stupenda, no? Però il mercato discografico italiano, sì, sta educando un po' troppo i giovani solo su quel genere lì. Ricordiamoci che esiste anche altro. Sì, giusto. Perché è vero. Vai all'estero... Bisogna, bravo. Sì, esatto, ci dovrebbe essere comunque, però è una cosa che sta venendo fuori adesso. Piano, sì. Perché... No, nel senso che anche in Italia danno molto spazio alla canzone d'autore, che è cambiata la cosa, perché ci si è reso conto che, come dicevi tu, non si può solo essere monodirezionali verso un certo tipo di magari di arrangiamento o di genere, no? Noi abbiamo un'eredità importante e non deve essere dimenticata. E questa eredità proprio della musica italiana, la musica italiana fa scuola nel mondo, le note vengono nominate in italiano, tutte le diciture, le varie forme d'espressione, no? sono scritte in italiano, forte, piano, pianissimo,
crescendo, diminuendo, accelerando, è tutto in italiano, non è un caso, eh? Ecco. Allora, sì, questa eredità, deve essere, deve essere comunicata, e quindi sono d'accordo con te che comunque ci deve essere uno spazio ovunque per cui questa, in cui questa eredità deve essere tramandata. Non per caso dicevo, quest'anno due riprese a Sanremo, infatti a Sanremo c'è stato un cambiamento, perché comunque nessuno si aspettava la vittoria di Mahmood, che è un cantatore, quindi è uno comunque che prima di salire su quel palco quest'anno comunque era dietro, diciamo, no? Dietro, in che senso? Dietro le quinte, come autore, a scrivere pezzi per gli altri. Certo. Senti Paolo. Sì, certo. La tua estate, hai delle serate dove possiamo seguirti, dove possiamo incontrarti a livello di radio? Allora, è un po' singhiozzo, perché la mia estate adesso, per esempio, cos'è? Dopodomani sono a Legnano con ospite del trio di Stefano Bagnoli, che è il mio batterista, ma lui è un trio di giovani promesse del jazz, si chiama Wicked Trio. E sono ospite da lui. Dopodiché il 4 sono a Porto Cervo con Daniele Moretto, che è il mio trombettista da ormai 20 anni, anche lui, e quello invece farò il mio repertorio di jazz, al cantautorato e al papà. Bello. Poi aspetta, poi seguo, sto seguendo il concorso, e quindi siamo a Noci il 30 di agosto. Il primo settembre suonerò a piano solo a Catanzaro. Ma tocchi un po' tutta l'Italia praticamente. Ah sì, la tocco tutta. Dopodiché sarò ancora con... Adesso però il calendario non ce l'ho di Axe, non me lo ricordo più, perché facciamo a settembre, facciamo altre 3-4 date, o due date, non mi ricordo più. E quando sono nei giorni di off io mi spengo un attimo con il cervello. E ci credo, per fortuna. Ecco, però sì, però tocco un po' tutta l'Italia e in varie formazioni, capisci? Certo. Io la mia formazione con quartetto. Sì. Sappiamo che in questi giorni stavi comunque girando un video, no? Video sì. Di un sì, singolo, bravo. Diciamo, del tuo costo. È un video di un altro canale, del singolo, che uscirà probabilmente in concomitanza con a ottobre con proprio l'uscita completa dell'album. E cioè, si può ridire ancora album, perché si può, perché come si dice, abbiamo ancora il vinile. Per fortuna, lo desideriamo veramente tanto. Senti Paolo, ce la fai una promessa che quando uscirà il tutto magari ci risentiamo qui su Radio Free Station, certo. Ecco, insieme a te, brani nuovi? Ma certo, con piacere. Ok, allora io volevo fare un'ultima domanda, sì, pure. Prima di lasciarlo volevo chiedergli che cosa prova ora all'età di 47 anni ancora, nel momento in cui lui si siede al pianoforte dopo tanti anni di carriera, che cosa prova? Ah, magia. Appena ti siedi può cambiare tutto nel giro di 2 minuti o di 2 secondi, e quindi dipende da te, ma dipende anche da quello che sta intorno, e quindi ecco la magia. È bello. E quella magia che tu ci hai dato al Festival di Sanremo, perché in quello spazio lì in cui ci sei esibito, veramente ci hai fatto sognare, hai dato proprio, sì, hai sprizzato gioia. Non eri solamente, diciamo, tu non sei il solito, diciamo, ecco, pianista magari che sta solo lì seduto concentrato, tu capito,
cantavi, ti alzavi, hai dato gioia, ecco, ed è bello anche bene. Hai dato gioia a, ciò che, a tutti coloro che stavano lì ad ascoltarti. Io veramente mi sono alzato in piedi e ti ho battuto le mani da casa, perché veramente mi hai dato un momento in questo festival, sì, di questo festival di Sanremo, un momento di grande gioia, quindi complimenti. Ti ringrazio molto. Allora, promessa da parte di Paolo Iannacci, quando uscirà il nuovo lavoro ci rivedremo, ci risentiremo qui e ascolteremo insieme a te una parte dei brani, ok? Ma certo, già lo potete ascoltare, diciamo, il primo brano lo potete ascoltare adesso su YouTube, si chiama Canterò, il primo brano. Canterò. È proprio un bellissimo, sì, un bel brano che ho scritto con il grande Michele Serra. Ed è una ballata, una canzone lenta, diciamo, un po' in controtendenza in questo periodo. Penso di averla già, vediamo se la troviamo, così almeno la facciamo sentire. Eccola qua, l'ho trovata. Dai. Immediatamente, e l'ascoltiamo insieme, hai voglia? Sì, va bene. Ok, vai. Canterò futuro indicativo, ma indicare cosa? Che cosa non si sa? Forse il mare in fondo a un'autostrada, forse un locale in fondo a una città. Canterò magari una canzone, quelle che cantava anche mio padre, in lingua madre, la lingua delle strade, quel bianco e nero che non si vede più. E canterò, suonerò, sì, ma attenzione a non strafare, ma cantare e poi suonare, poi cantare. Canterò che come lavorare, come affittare e come lucidare, come timbrare, come consegnare, pezzo su pezzo e la bolla da firmare. Un bimbo che mi guarda, canterò per chi monta di guardia, canterò per chi neanche mi sente e canterò per chi chiude le tende. E canterò e griderò, sì, ma attenzione a non stonare. Canterò per un paese in festa, canterò per la vita che mi resta, canterò per mia moglie che mi aggiusta, canterò per chi fa la coda in posta. E canterò, griderò, ma attenzione a non stonare, ma cantare, e sì, cantare, poi cantare. Canterò futuro indicativo, ad indicare quello che so fare. Serve a partire, serve ad arrivare, serve a cantare, sì, serve a cantare.
serve a cantare, sì, serve a cantare. In diretta dagli studi di Radio Free Station avete seguito Il Salotto di Mirtilla. Appuntamento alla prossima intervista con Mirtilla.